Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio della nuova serie che ho deciso di intraprendere, che appunto riguarderà il gioco Until Dawn, vabbè, per PlayStation 4, vabbè, questa cosa, diciamo, relativa. Comunque, allora, prima di iniziare voglio fare una sorta di premessa, una sorta di, chiamiamola, pregunta. Ammetto che mi sono informato poco sul gioco, perché tutte le curiosità che appunto ho e che avevo voglio togliermele giocandoci, quindi diciamo che mi sono informato, spero di essermi informato in piccolissima parte. L'unica cosa che so è che vabbè, a parte la tipologia del gioco, so che appunto il gioco stesso è condizionato dalle scelte che uno prende, sia appunto la storia ma soprattutto il finale. Quindi cosa voglio dirvi con questa premessa? Voglio dirvi che qualsiasi scelta che prenderò sarà una scelta presa sul momento, e qualsiasi finale un finale che neanche io ho scelto, nel senso, sì, scelto giocandoci, ma sarà un finale, diciamo, casuale, ecco, nel senso, io non voglio scegliere, anzi fare delle scelte in base ad un finale specifico, ecco. Diciamo che il finale che verrà fuori sarà un finale, appunto, che neanche io so. Ecco, così come del resto, come vi ho detto prima, anche le scelte che prenderò saranno tutte prese sul momento, e a volte, se magari c'è da pensarci, forse saranno anche a random, ecco, saranno scelte casuali, la prima che magari mi verrà da premere, appunto, da scegliere, ecco. Vabbè, detto questo, niente, direi di iniziare. Quindi, niente, buona visione e speriamo di divertirci. Vai, iniziamo. Posso credere che tu l'abbia fatto davvero? Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? No, andiamo, se lo merita. Non è colpa sua se ha una cotta per Mike. Anna ha fatto la prima mossa con lui. Mi prendo cura della mia amica Emma. Solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo di tutti. Mike è il mio uomo. Io non sono l'uomo di nessuno. Come vuoi tu, tesoro. Sono Anna. Ciao, Anna. Ehi, lo hai visto? Papà ha detto che saremmo stati soli questo weekend. Josh? Ecco, iniziamo a giocare. Siamo nei panni di questa ragazza qua.
Allora, devo fare qualcosa. Tutorial, ok. Ah, di X. Allora, cosa bisogna fare? R2, raccogli il biglietto. Ok, vai. Anna, sei davvero sexy con quella maglietta, ma scommetto che lo sai di più senza. Vieni nella stanza dell'ospite alle 2. Mike. Wow. Oh mio Dio. Cos'hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? LS. Vabbè, LS. Analogio sinistro, attenzione X. Prendere la bottiglia. Addio, mi riesce. Oh, allora. Quindi? Capisco se devo fare. Boh, vabbè. Cristo, Josh. Come al tuo solito hai dato il meglio di te. Ho avuto il biglietto. Speravo che passi. L'uscio una ghina di culo, ragazzi. Solo iniziare la cazzotte nei denti. A baciarci e poi si vedrà. Oh, sì, così. Oddio, si sta togliendo la maglietta. Cosa? Oh mio Dio. Me. Boh, che infamide. Che cosa ci fate qui? Anna. Ma poi raccia. Non doveva finire ormai così. È solo... Sapete? Anna! Per scegliere, allora. Trova gli altri. Sveglia Josh, sveglia Josh. 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 Cazzo. Ehi, c'è qualcuno fuori. Che diavolo? Succede? Dove va mia sorella? Ah, no, sta bene. Non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando, Beth. Niente di serio. Che coglioni. Anna! Anna! Dovremmo seguirla? No, stai lì, stai. Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Sì, effettivamente. Veramente la stazione corretta prima che scada il tempo. Ok. Quadrato, olè. Veloce, eh. Dio, trema il joystick, non ho più il triangolo, l'avevo visto. Guardavo il joystick e tremava. Segui il rumore, eh. Cazzo, Anna. Ma dove sei? E ora? Segui le orme, perché che ombra c'è? Boh, vabbè. Ma hai messo a destra. Dai ragazzi, la torcia col telefono. Muoio. Bello, c'è nulla. Ma vaffandomode. Boia canide. Camminare più velocemente qua alle 1. Bene, ok. Oddio, cos'è che così ne brilla? X. Solito discorso, allora R2, sì. E poi con l'analogico destro muovi tutto. Oddio. Oddio, cos'è? Totem morte. R1.
E quindi? Allora, profezia di Totem. Nero morte, la possibilità morte. Oddio, madonna. Cioè, cos'è? Tipo un coso, una profezia, appunto, che ti dice mori, bene. Le tribù indigene credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e premonizioni. Ogni pezzo di Totem predice un possibile evento futuro. Il modo in cui giocherai determinerà l'avversario o meno di queste profezie. Vabbè. Man mano che sbloccherai il totem, gli eventi del passato, virgolettato, diventeranno più chiari. Esamina. Trovato da Beth sulla montagna. Vabbè, quindi... Boh, indietro. Vabbè, indietro. Cioè, in poche parole, questo può darsi che sia... Cioè, ha visto il futuro? Cioè, c'è una possibilità che lei muoia o che muoia definitivamente? Cioè, morirà definitivamente? Anzi, sicuramente. Vabbè, boh. Vediamo. L1 per camminare più veloce. Wow. Addio. Cosa ci combina il fuoco? Eccola, a lei. Anna. 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 Oh mio Dio, stai congelando. Ecco. Ora, sono d'accordo che lei ci è rimasta veramente di merda, giustamente per lo scherzo. Andare a finire nel bosco con questo freddo lì, cioè con quel freddo c'è. Da lì. Sembri un po' ghiozza, no? Ma chiaro quel coso lì, quel coso rosso, che parlavo però. Oddio, ma da bozzi. Hai il telefono? Mi è cascato nel coso, cos'è? Nel casottino, cos'è? Nel letto lì. No! Ma ci fai vedere cosa sei o no? Cioè, cos'è questa sua via? Con la visuale rossa. Vai, bordalo, rendanna, Anna. Strano, che non cascassero. Eccolo! Ma cos'è? Bioshock o Bioshock? No, lasciate cadere, l'infame no, tutti e due nessuno. Come ci si può salvare, si asca tutti e due, no? Ma questo è quello, è il totem di prima. Quindi, evidentemente c'era una possibilità che lei in questo caso morisse, perché appunto, cioè, se sceglievo quell'altra che cascava solo Hannah, cosa succedeva? Boh, vabbè, comunque il totem ti dà un'eventuale profezia, almeno finora ho capito questo. Poi vediamo se in futuro ci saranno altre occasioni per capire meglio. Comunque restiamo dall'analista. Essere sicuro che tu capisca alcune cose. Perché non mi ispira per niente fiducia lui? Nessuno può cambiare quello che è successo. Il passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. Senti che frasi potenti. La situazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti apriranno le porte per il futuro. Voglio che lo ricordi, voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita. Ogni singola scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco. È importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. A volte queste cose possono fare paura o perfino terrore. Ma io tipo te fa terrore. Possa sempre trovare un modo per farcela. A prescindere da quanto siano penose. Ok. No, bruttissimo, ragazzi. È bruttissimo. Esercizio. Fa certe ghigne. Potresti prendere la carta? No. No, scherzo, devo prenderla per forza. Ora sull'altro lato e dimmi che cosa provi. È essenziale che tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Va bene, via, vediamo se bisogna fa. Mamma mia, ghigna. R2 come al solito. Eh sì, il solito di movimento con l'analogico. Ecco, e ora? Ma lasciato R2. Ok. Come ti ha fatto come quedanti? Onestamente. No, disagio, non è simpatia, okay. Mi figura. L'onestà è un bene.
E qual è la cosa che ti innervosisce? Spaventa passeri, è abbastanza brutto. Capisco, capisco. Facciamo finta che lo spaventapasseri non ci sia. Ti sentiresti a tuo agio in questo posto senza altri per un certo tempo. Una settimana, per esempio. No, ma no, de. No? Ma è tetrissimo quel posto. No, avrei paura, anche se la solitudine mi caerà addosso. C'è qualcos'altro in questa immagine che ti spaventa? Ma perché mi devi prendere per il culo con questa voce lì? Che cazzo ridi? Ma stai nella lista, devi seguirmi. Non saprei. Oh, interessante. Ora temo che il tempo sia terminato. Durato tanto. Ma ti prego, rifletti su una cosa. Che cosa manca in questa foto? Io mi ha fatto entrare la paranoia. Fa paura. Dobbiamo scoprirlo, non credi? Ma la Zanello, prossima... se hai idea. O cosa fa? Cioè praticamente il gioco inizia adesso. Allora facciamo così, ragazzi. Ora un attimino si guarda se comunque inizia davvero ora. Tanto male male posso, spero di poter continuare a riprendere da qua. Allora questo per quanto breve, forse molto 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 molto, no, brutto ma sintetico, no? Cioè veramente superficiale. È il primo episodio, chiamiamolo così. Nel senso, chiamiamolo così, finiamola qua. Che dite? Anche perché credo che, diciamo, il gioco stesso inizia adesso. Dai, va bene, vai, finiamo un episodio qua. Finiamo con Aide Panettiere, eh? Vabbè, ragazzi, allora, io direi di concludere l'episodio qua. E appunto di rivederci con il secondo episodio, nel quale appunto a regola inizieremo seriamente e veramente a giocare. Cioè credo proprio con la storia, ovvero da qua. Via, vi saluto, ci vediamo e spero, anzi, spero di rivedervi, magari anche con qualche commento, qualche mi piace, al prossimo episodio. Comunque, dato che ho tirato fuori il discorso di mi piace, ve ne sarei veramente grato se già da questo episodio, l'episodio 1, lo mettete, eh? Va bene. Quindi niente, come sempre, come in tutti o quasi tutti i gameplay che ho fatto, vi saluto dicendovi, anzi per concludere, farsi il solito discorso, non è vero? Allora, se volete, mettete mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto sui video inerenti a questa serie qua. Qui intanto la storia sta andando avanti, vi devo finire velocemente. Niente, ragazzi, avete capito, vi saluto in maniera molto brutta e molto schietta. Ciao a tutti. We'll be right back.